La musica per me fa parte della mia quotidianità. Ho avuto un rapporto con la musica di ascolto molto vario fin da quando ero piccolo e quindi è quello che mi accompagna nella vita di tutti i giorni. Fa parte, è talmente radicata nei tuoi pensieri quotidiani che anche quando non ascolti musica stai pensando in musica. È importante avvicinarsi alla musica perché è la scoperta, secondo me, di un linguaggio, così come quando si imparano delle lingue. Però la differenza è che è un linguaggio universale questo, è un linguaggio che secondo me parla a tutti, quindi come forma d'arte, è molto diretta. E avvicinarsi alla musica non solo significa scoprire di cosa è fatto questo linguaggio, scoprire diversi idiomi, le caratteristiche, il perché, ma è soprattutto uno scoprire secondo anche se stessi. È formativo da un punto di vista umano avvicinarsi alla musica. Ma all'inizio da piccolo strimpellavo un po' tutto, no? Quindi ho studiato musica, però strimpellavo un po' il pianoforte, strimpellavo la chitarra, diciamo che sperimentavo diverse cose, il basso, la batteria. E a un certo punto ero affascinato il provare uno strumento a fiato. E mio zio aveva il sassofono, che quindi era esteticamente bello e affascinante da vedere, no? Poi insomma iconico, e quindi ho cominciato a studiarlo così proprio per diletto. Io mi sono ritrovato ad avere uno strumento che era speciale e quindi avevo un ruolo speciale, diciamo, quindi all'interno della band, e quindi me lo sono fatto piacere e poi mi ci sono appassionato perché ho capito che potevo avevo un ruolo completamente diverso da quello degli altri, quindi non da cantante, quindi da protagonista, però da solista, che era un ruolo particolare, insomma. Trovo che quando si insegna qualche cosa, che può essere, non so, in ambito jazzistico o non jazzistico, però l'importante è saperlo poi applicare o saperlo contestualizzare all'interno del genere o di diversi stili. Quindi quello che si fa nella mia lezione non è solo relegato a un esercizio tecnico o un esercizio stilistico, ma è quello di capirlo all'interno della musica. Quindi quello che posso dare è anche sicuramente dei consigli e indicazioni su come poterlo applicare in tutta la musica e applicarlo nel momento giusto, diciamo quando va contestualizzato e decontestualizzato. Quindi per me la cosa più importante è che quello che uno impara lo deve applicare immediatamente, dal giorno stesso, quindi altrimenti non ha senso. Ed è lì che uno capisce l'utilità delle cose, altrimenti rimangono, secondo me, rimane solo teoria e nozioni che le puoi prendere ovunque. Quindi è lì che si hanno i risultati e uno, insomma, si diverte.